Alfonso Pisicchio, in un momento in cui il centrosinistra da un lato cerca di allargarsi, dall'altro vive un momento di difficoltà, come tutti i momenti di difficoltà nella crescita, di apertura verso nuove forze che arrivano anche dall'altra parte, un movimento come Italia e come Iniziativa Democratica per la Puglia, che ha sempre rappresentato l'ala moderata del centrosinistra, si sente stimolato? Sicuramente ogni processo nuovo porta in sé delle positività. Ogni posizione che allarga un modo di vedute, diciamo che sono condivise, per noi è sempre un momento di interesse. Noi guardiamo con grande attenzione a questo momento. Mi auguro che questo non porti alla difficoltà di dialogo all'interno del centro-sinistra, perché questo significherebbe non aver capito bene quello che invece le aspettative dei cittadini nel territorio pugliese hanno oggi. Quindi maggior responsabilità per tutti. È un fermento anche che dall'area metropolitana si ripercuote anche in Consiglio Comunale a Bari, con il movimento dei tre consiglieri in procinto di lasciare la lista Schittulli? Non lo so cosa accadrà. Io mi auguro che comunque, al di là dell'autonomia dei tre consiglieri rispetto a un progetto condiviso, ci si lavori così come abbiamo fatto, perché all'interno della città metropolitana io devo dare atto alla consigliera Mauro Di Noia, che è stata la mia collaboratrice e vicepresidente della commissione statuto, di aver dato un suo contributo serio e non con steccati di posizione, quindi con il contributo di chi si è approcciato con voler fare seriamente e responsabilmente il proprio dovere. Un'ultima battuta: l'iniziativa di stasera è in guardalungo e guarda anche alle prossime regionali, naturalmente. Certamente, quando ci sono delle scadenze, la politica ci ha insegnato ad essere pronti per qualsiasi momento che è l'inizio di un nuovo passaggio. Questo a livello regionale è l'inizio di un nuovo passaggio, che finisce un momento guidato da Vendola e si può aprire un altro. Quindi siamo pronti al nuovo passaggio. Buon lavoro. Grazie.